Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò della mia personale classifica di giochi più attesi del 2018. Come è successo per quella dell'anno scorso, ti parlerò di alcuni giochi che magari conosci già, stai già seguendo, o magari no, e ne facciamo due chiacchiere insieme. E volevo anche ricordarti che questa non è la mia lista della spesa, perché non sono Rockefeller, e quindi devo fare delle scelte. E oltretutto voglio dirti che non è detto che questi giochi riescano a uscire nel 2018, come è successo per alcuni giochi della mia lista precedente dell'anno scorso, che non ce l'hanno fatta uscire nel 2017 e usciranno nei primi mesi di quest'anno. E infatti adesso, prima di partire con la vera e propria classifica, ti faccio una piccola classifica di quei giochi che erano nella mia classifica dell'anno scorso, non ce l'hanno fatta uscire nel 2017 e sono ancora nella mia, diciamo, classifica di giochi che mi interessano, che voglio almeno provare, e di cui tra l'altro si hanno anche un pochino più di informazioni, anche se per alcuni sono davvero poche. CO2 Second Chance, cioè la seconda opportunità, è, diciamo, una riedizione, una seconda edizione di quello che fu CO2, un gioco di qualche anno fa di Vital Lacerda. Questo gioco è un gioco, diciamo, semi-cooperativo, in cui i giocatori devono cercare di cambiare quella che è l'impronta economica ed ecologica del mondo sulla produzione dell'energia. Quindi eliminare impianti a carbone, impianti a gas, e magari sostituirli con eolico oppure solare, ok? E nel farlo, diciamo che più o meno cooperano insieme, perché devono cercare di non far aumentare il livello, appunto, di CO2. Ora, questo è un gioco che è stato molto apprezzato, molto, molto bello, molto interessante, e adesso Vital ha deciso, da un po' Vital ha deciso di ridargli un po' vita, cambiando alcune cose. Quindi, oltre al fatto di aver dato un aspetto completamente, un aspetto ben diverso comunque da quello a cui eravamo abituati in precedenza, ha quindi ridato questa nuova veste grafica anche al regolamento, aggiustandolo poi di tutti quegli magari errori e mancanze che si sono trovati nel tempo. Oltre quindi a questa veste grafica e ad aver migliorato il regolamento, sono state bilanciate alcune regole, ne sono state introdotte di nuove, e in più è stata introdotta anche una modalità totalmente cooperativa, e se non mi ricordo male anche una modalità in singolo giocatore. Qui c'è una panoramica dei componenti molto importante, perché i simboli sono stati resi molto più chiari. Diciamo che si è lavorato tanto effettivamente sul rendere il gioco da subito comprensibile, come sta facendo effettivamente Vital con tutti i suoi ultimi giochi, in sostanza. Questa è una grandissima differenza rispetto al vecchio gioco, dove i vari livelli di un impianto energetico che venivano costruiti erano fatti da cartoncino, mentre adesso invece, oltre al cartoncino, ci sono anche questi componenti in legno che sono molto carini. Il dubbio che è venuto a tante persone è stato quello di ma questo mi copre le informazioni? No, perché poi le informazioni sono visibili effettivamente sui tasselli, quindi nessun effettivo problema ergonomico. Questi sono i componenti di ogni giocatore, quindi c'è molta iconografia, tutto risalta bene all'occhio, poi sono stati aggiunti nuovi eventi, nuove cose interessanti, quindi diciamo che sono stati dati degli steroidi a quello che era già un ottimo titolo, quindi non vedo l'ora di averlo tra le mani e poterlo provare. Brass Birmingham è una, diciamo, prendila con le pinze, variante di quello che è l'originale Brass. Questo è Brass Lancashire, che è invece la riedizione tale quale di quello che fu Brass. Sono usciti su Kickstarter qualche mese fa e a breve arriveranno finalmente nelle nostre case, per chi ha supportato la campagna. Ora, dove Brass Lancashire è stato semplicemente
aggiustato sotto certi punti di vista, magari bilanciato in alcune situazioni, migliorata la versione a due giocatori e rivista completamente la sua veste grafica, Brass Lancashire invece ha dei piccoli cambiamenti, ha avuto dei piccoli cambiamenti. Questo innanzitutto il tabellone è diverso, oltre al fatto di essere graficamente diverso, questa è un'immagine presa da Tabletopia. Le sostanziali differenze sono che c'è un po' più di variabilità al setup con questi spazi che vedi qui che vengono randomizzati ogni volta. C'è un'azione in più, l'azione che ti permette di avere un po' più libertà con la pesca delle carte. E ci sono poi effettivamente delle industrie diverse, che sono quella delle merci importate, quella del vasellame e quella della birra. Quindi ci sono stati dei piccoli cambiamenti, pur restando comunque un gioco fedele a quello che è l'originale Brass. Questa è una delle plance dei giocatori, dove puoi vedere tutte le varie industrie e i loro livelli, un po' come era, esattamente come Brass, solo che invece di avere tutte le tesserine messe una sopra l'altra dal livello più alto a quello, anzi dal livello più basso al livello più alto, qui invece ce l'hai tutte belle disponibili e puoi consultarle molto più facilmente, quindi anche più ergonomico. La veste grafica è assolutamente eccezionale rispetto ovviamente a quella che era un po' più asciutta di Brass, il primo. Non vedo l'ora di averlo tra le mani, perché io ho supportato la campagna Kickstarter, non vedo l'ora di vederne la qualità e non vedo l'ora assolutamente di provarlo e vedere le differenze con l'originale. E poi abbiamo Brazil di Nuño Bizarro Sentiero e Paolo Soledade, due di quelle persone che ci hanno abituato a gioconi belli complessi e pesanti e profondi come Madeira, Nippon, Panamax. E questo non sarà assolutamente da meno. È un gioco sicuramente molto economico, molto interessante. Effettivamente si sa ancora poco di questo gioco. Questa è un'immagine di prototipo anche abbastanza vecchia. Da quello che sappiamo, siamo in Brasile, c'è la corsa all'oro e il paese sta avendo un periodo di cambiamento del quale noi facciamo parte, e c'è questo tabellone modulare che cambia durante la partita, noi dovremmo costruire infrastrutture, c'è una sorta di cooperazione nella competitività, perché effettivamente sì, noi dobbiamo cercare di vincere la partita singolarmente, ma effettivamente siamo sullo stesso campo di gioco, permettimi il termine, quindi dobbiamo cercare di dare una mano effettivamente al paese, far crescere il paese per ovviamente poter crescere noi. Quindi c'è questa sinergia tra i giocatori, questa già è un'immagine un pochino più nuova dove puoi vedere queste tessere, ecco la miniera dove magari andare a prendere delle risorse, qui invece le infrastrutture immagino che vengono costruite, tieni presente che queste sono sempre immagini di un prototipo. Questo già assomiglia un pochino di più a quello che potrebbe essere il prodotto finale, anche perché puoi riconoscere il classico segnapunti della What's Your Game, tra l'altro sinonimo di qualità, ecco, vari diversi edifici che daranno probabilmente vari e diversi bonus. Stiamo parlando di due autori che io adoro, una casa editrice che adoro tantissimo, mi piace tantissimo come lavora e cosa fanno, quindi non vedo l'ora di poterlo avere tra le mani. Ci vorrà ancora un pochino perché tra poco partirà la campagna Kickstarter che ce lo porterà poi alla fine dell'anno, suppongo, nelle nostre case. E in cima a questa piccola classifica abbiamo Feudum. Ora, Feudum ha avuto un grosso ritardo purtroppo perché il manufatturiere ha avuto problemi a realizzare i componenti come li voleva il buon Mark, l'autore, e si è anche scusata tantissimo con noi che abbiamo supportato questo gioco su Kickstarter, e io sinceramente non ho avuto problemi, anche se qualcuno no, si arrabbia quando ci sono questi ritardi, ma insomma stiamo parlando di Kickstarter, stiamo parlando di persone che sono da sole,
e si creano il gioco, lo mettono su Kickstarter, fanno tutto da soli, e non stiamo parlando di case editrici che sfruttano Kickstarter, quindi problemi ci possono essere, tra l'altro neanche imputabili all'autore, perché la Panda ha detto: guardate, mi dispiace tantissimo, purtroppo non ce la facciamo con i tempi, anche perché la Panda produce un sacco di giochi. Per quanto mi riguarda, poi, se la produzione ne guadagna, ma sono disposto a aspettare, non ho nessunissimo problema. Ma parliamo adesso di Feudum. Che cos'è Feudum? Feudum è un gioco non pesante, di più. A livello di regole non sembra tanto complesso, questa è un'immagine sempre presa da Tabletopia, dove tra l'altro puoi provarlo se vuoi. Feudum è un gioco molto economico. All'interno è costruito un funzionante ed eccezionale motore economico collegato e mosso dalle gilde che ci sono qui ai lati del tabellone. Ogni gilda si occupa di qualcosa, magari ecco c'è la contadina che si occupa, no, delle risorse, c'è il mercante che si occupa di vendere le risorse, comprare, c'è l'alchimista invece che dove puoi costruire i barili di polvere da sparo, magari i vascelli con cui spostarti, e tutte queste gilde sono collegate l'una con l'altra, quelle adiacenti, ok? E quindi tu puoi interagire, o meglio devi interagire con queste gilde per cercare di fare punti. Noi siamo stati in sostanza esiliati e ci troviamo praticamente in queste terre desolate a cercare di conquistare territori, o meglio questi avamposti, queste locazioni che vedi qui, a conquistarle, a farle crescere, a migliorarle, combattere tra di noi, come si fa tramite l'utilizzo di questi, sono ecco i componenti. Tra l'altro io credo che la maggior parte dei problemi siano stati derivati dal fare le miniature in resina di questo gioco. Queste sono le gilde. Come si fa a giocare questo gioco? Tramite l'utilizzo di carte che vengono scelte all'inizio del round e vengono scoperte man mano durante il round. E quindi bisogna anche cercare di prevedere quello che potrebbero fare gli altri giocatori. È un gioco molto complesso, ma molto 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 interessante, che non vedo l'ora di avere tra le mani. È il gioco in assoluto che di quelli che mi sono rimasti ovviamente dall'anno scorso, che voglio assolutamente provare, divertirmici e perdere materia grigia, perché è abbastanza complessino. Soprattutto imparare a capire come funzionano queste gilde, come interagiscono tra di loro, perché se non si riesce bene a capire quei meccanismi, 100% che la partita non sarà né soddisfacente a livello di divertimento, né tantomeno fruttuosa a livello di punti vittoria. E adesso invece possiamo iniziare con la classifica dei giochi più attesi del 2018. Detective, a modern crime board game. Ora, di questo gioco si sa davvero davvero poco. Quello che si sa effettivamente è che è ovviamente un gioco su nel quale noi impersonifichiamo dei detective e dobbiamo risolvere dei casi. La particolarità di questo gioco dove sta? È che oltre alla sua componente di gioco da tavolo, quindi ci sarà probabilmente un tabellone, ci saranno delle carte, dei segnalini, non lo so, non si sa nulla, ci sarà una grande componente digitale. Noi avremo a disposizione, da quello che so, un database, come se fosse ad esempio quello dell'FBI, da cui noi possiamo prendere informazioni sui nostri casi e altre cose che noi troveremo online. Quindi noi potremmo utilizzare computer, tablet e cellulari per andare probabilmente a cercare informazioni o magari visitare una scena del crimine. Non lo so. So che c'è una grande componente online e la cosa, nonostante possa far storcere il naso a molte persone, per me è interessante, perché voglio vedere come viene implementata e quanto l'autore si è spinto oltre il concetto di gioco da tavolo. Qui stiamo parlando di Ignazi Trebicek, che conosciamo per Robinson Crusoe e First Martians. Quindi, insomma, anche lui ha un bel pedigree. Sono davvero curioso di vedere
come sarà questo gioco, magari di riuscire a provarlo e vedere se questo concetto di utilizzare app, utilizzare tecnologie all'interno dei giochi da tavolo sta andando un po' troppo oltre. Attenzione, a me fa piacere l'introduzione di un'app. Ti porto l'esempio di This War of Mine, dove l'app è un piccolo compendio che può essere utile e divertente. Ti parlo ad esempio di una storia di pirati, dove l'app ti scandisce il tempo, ti aiuta alla preparazione, ma il gioco poi effettivamente è un classico gioco da tavolo, ok? Finché siamo in questo ambito, mi sta bene. Vediamo dove andrà a finire questo Detective. Al 12° posto abbiamo Prehistory. Ora, questo gioco è dello stesso autore di Ave Roma. A me Ave Roma è un gioco che è piaciuto e ho voluto vedere di che cosa si trattasse. Ora, questo autore prende le meccaniche classiche che noi conosciamo e cerca di dargli un po' di pepe, ok? Come era successo per Ave Roma, dove i lavoratori che tu utilizzi sono in colore, non hanno il tuo colore, hanno solo un numero e il numero poi ti dà la possibilità di fare un'azione piuttosto che un'altra. Alla fine del round, ok, tu vai a prendere un gruppo di lavoratori da uno spazio azione, quindi tu, se sei partito con 1, 2, 3, 4 e 5, ti ritroverai magari con 1, 1, 2, 4, 5, per dirti. Quindi questa meccanica, ok, di lavoratori condivisi è stata molto interessante. Ora qui lui ha voluto fare una cosa simile, passami il termine, ma molto interessante, che ha catturato la mia attenzione. Ora, questo è un gioco in cui noi, preistoria, siamo delle tribù che stanno cercando di crescere, espandersi, ok? Molta variabilità al setup, tabellone modulare che è di qua, poi ce lo vediamo, e queste sono le variazioni. Ora, questi componenti qui, questi segnalini, in questo gioco hanno ambivalenza, dove svolgendo un'azione, ok, io devo pagare con una risorsa, magari, che so, questo è pesce? Benissimo, io sto pagando con del pesce, metto la risorsa lì su quella azione. Quando invece io vado a riprendere, ok, queste risorse mi diventano invece dei segnalini che io utilizzerò nel round successivo per svolgere una determinata azione. Questa è una cosa molto interessante, perché ti mette in quella situazione durante il round di dire: ok, che azioni posso fare? Ok, adesso quali cubetti, quali segnalini mi conviene riprendere per fare azioni migliori nel round successivo? Quindi una sorta di programmazione delle azioni. Molto interessante. Poi il gioco, ecco, tabellone modulare, variabilità al setup, molto molto interessante, graficamente mi piace proprio tanto e sono molto 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 curioso di scoprire come sarà, come si evolverà, perché poi questo è un gioco che a breve andrà su Kickstarter. Questa, ecco, è una panoramica di tutte le plance, tutti i componenti. Sembra davvero un gioco interessante da tenere d'occhio. All'11° posto troviamo Betrayal Legacy. Ora, questo gioco deriva dal suo fratello maggiore, o dovrei dire minore, diciamo dal suo precedente fratello, che si chiama Betrayal at House on the Hill. Quello è stato un gioco molto interessante, molto carino, dove degli esploratori entrano in questa casa, la esplorano, tessere che si scoprono, eventi, situazioni, è, diciamo, ad ambientazione horror, ed è un cooperativo. Finché a un certo punto cosa succede? Uno diventa un traditore, e a quel punto il traditore prende un regolamento e gli altri giocatori prendono un altro regolamento, dove c'è scritta la stessa storia, ok? Ma ognuno ha un obiettivo diverso. Magari il traditore deve far fuori gli altri giocatori. I giocatori cosa devono fare? Magari devono cercare di scappare o magari devono fare un esorcismo, ok? Hanno degli obiettivi e l'uno non sa cosa devono fare gli altri. Ed è un gioco molto divertente, molto carino, c'è molta casualità, tantissimi tiri di dadi, pesca di carte, ma alla fine è un giochino goliardico. Se ti ricordi quello che era Brivido, il gioco anni 80, questo è Brivido sotto steroidi, in sostanza.
Ora che cosa succede? Il caro Rob Davio, che ci ha abituato a tanti giochi legacy come Risk Legacy, Pandemia Legacy, ha deciso di rendere questo gioco un gioco legacy. Se tu non sai cos'è un gioco legacy, i giochi legacy in sostanza sono dei giochi che hanno un tot di partite che puoi e devi giocare, nelle quali cambia la storia, vengono aggiunti dei componenti, magari dei componenti vengono buttati, carte strappate, adesivi messi sopra le plance, si scrive sul tabellone o sulle carte, insomma è una meccanica, diciamo, molto 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 particolare e molto interessante, che piace davvero tanto ultimamente. E lui ha deciso di rendere questo gioco legacy e la cosa mi incuriosisce tantissimo. Già solo per il fatto di com'è effettivamente questo gioco, mi incuriosisce capire come potrà diventare un gioco legacy. Quindi non vedo l'ora di scoprirne di più, perché purtroppo per adesso non si sa niente, se non il fatto che comunque sarà anche in qualche modo rigiocabile. Di solito i legacy non lo sono, a parte casi molto particolari, come per esempio è stato Charterstone della Stonemaier, che ha un recharge pack che ti permette praticamente di riniziare la campagna da capo, riaggiungendo i componenti che magari sono stati strappati, tolti, eccetera eccetera. Quindi davvero davvero interessato. E qui abbiamo Nemesis, il nuovo gioco della Awaken Realms. La Awaken Realms ci ha portato giochi come This War of Mine e Lords of Hellas. È una casa produttrice che ovviamente sulla qualità non scherza assolutamente, perché la qualità è davvero eccezionale e davvero ottima. Ora, Nemesis, di che cosa parla? In sostanza, noi siamo un gruppo di un equipaggio di una nave spaziale chiamata la Nemesis, che a un certo punto si risveglia dal criosonno, perché stiamo effettuando un viaggio, magari stiamo tornando sulla Terra, e scopre che c'è subito qualcosa che non va. È morto un membro dell'equipaggio e si sentono dei rumori strani, c'è qualcosa che non va. Ora, questo è un cooperativo in cui, diciamo, un semi cooperativo quasi, in cui noi dobbiamo innanzitutto capire cosa è successo, perché è morto questo nostro compagno, e capire cosa sta succedendo sulla nave. Ognuno ha un obiettivo personale e segreto, quindi il gioco potrebbe essere cooperativo, potrebbe essere semi cooperativo o totalmente competitivo, una mistura di queste tre modalità, non si sa. Cosa molto interessante è che a causa del criosonno noi non ricordiamo com'è fatta la nave. O meglio, sappiamo che la nave ha questa forma e questa conformazione, ma non ci ricordiamo le varie stanze dove sono. Questo geniale espediente ha reso possibile una grandissima variabilità al setup, quindi ogni volta avrai una conformazione diversa della nave. Lo scopo qual è? Gli scopi possono essere diversi, cioè magari un giocatore potrebbe voler portare la nave sulla Terra, un altro giocatore potrebbe volerla far esplodere, un altro giocatore potrebbe voler ammazzare tutti quanti. È molto molto interessante. Da subito capiamo che su questa astronave ci sono presenze, ecco, questo è uno dei personaggi, puoi vedere un prototipo di miniatura digitale e saranno davvero davvero eccezionali. Da subito ci accorgiamo che su questa nave c'è qualche presenza aliena. Ora, questo non è un gioco in cui noi andiamo con le armi in mano a fare scempio di alieni di ogni tipo. Piuttosto dobbiamo cercare di evitare il combattimento per non morire. Il gioco è effettivamente a tutti gli effetti un survival horror, è un gioco in cui ci si può tradire, ci si può aiutare, e è guidato dalle carte,
che sono effettivamente le azioni che noi possiamo fare o la risorsa che noi spendiamo per fare determinate azioni. Magari io ho una carta che mi permette di fare un'azione in particolare sulla carta, oppure io per fare un'azione come quella di, non so, controllare se in una stanza c'è qualcosa di interessante, devo spendere due carte qualsiasi di quelle che ho sul mazzo. Il gioco sembra molto interessante, il gioco ha una bella casualità effettivamente, perché so che ci sono tiri di dadi, quindi questo mi fa un po' titubare, ma sono davvero curioso anche perché è un altro di quei giochi che vuole raccontare una storia. In questo caso, a differenza di This War of Mine, che è un gioco molto serio, qui vuole raccontare una storia come se fosse un film, ok? Come se noi stiamo vedendo, che so, Alien oppure Event Horizon, tutti questi film, insomma, tra anni 80 e 90 che erano terrificanti e interessanti. Quindi sono molto 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 interessato di questo gioco e soprattutto della sua qualità, che indubbiamente grazie alla Awakened Realms sarà a livelli pazzeschi. Il Kickstarter partirà, se non mi ricordo male, il 15 di questo mese, quindi dagli un'occhiata. E a seguire abbiamo Escape Plan di Vital Lacerda. Ora, questo è un gioco che si discosta molto da quello che sono effettivamente gli standard di Vital. Vital ci ha portato giochi come The Gallerist, Lisboa, CO2. Noi abbiamo amato questi giochi perché sono molto profondi, molto complessi, sono dei simulatori economici, no? Mentre invece questo gioco è molto più semplice, molto più veloce, ma questo non significa che sia meno profondo. Di cosa parla questo gioco? Questo gioco si ispira molto a quei film dove c'è un gruppo, una banda che fa questa rapina, può essere una gioielleria in banca o magari in una corporazione, non lo so, e ruba tanti soldi e poi si vanno a vivere le loro vite con il loro bottino. Ma a quanto pare la polizia e la SWAT, l'FBI, sono sulle loro tracce e li hanno beccati. E il gioco prende piede in quel momento in cui noi, con il nostro personaggio, che avrà sicuramente delle abilità, si sa poco ancora di questo gioco, avrà delle abilità, delle particolarità, noi dobbiamo cercare di scappare dalla città, cercando di evitare polizia e cercando di metterci i bastoni tra le ruote per magari indirizzare la polizia verso un altro giocatore e noi intanto cercare di recuperare i nostri soldi dagli investimenti che abbiamo fatto o magari dove li abbiamo nascosti, per poi riuscire a uscire dalla città e vincere la partita. Allora, il gioco è da subito interessantissimo a livello di tema, soprattutto il fatto che sarà un gioco veloce, soprattutto il fatto che è fatto da Vital. La grafica sarà di Ian O'Toole, quindi insomma un gran artista a mio parere, e sono davvero curioso di vedere come sarà e come funzionerà questo gioco fatto da questo autore che è abituato a darci tipi di giochi molto strutturati. Sono molto curioso di vedere come si approccerà a una cosa, diciamo, un pochino più semplice, ma non so effettivamente come sarà. Sicuro sarà un gioco molto 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 interessante. E ora abbiamo Black Angel. Ora, di questo gioco si ha solo ed esclusivamente questa immagine e si sa ben poco. Quello che si sa è che gli autori sono gli stessi di Troyes, uno dei capolavori moderni dei giochi da tavolo. Hanno, da quello che si sa, hanno voluto esportare quello che è il gioco di Troyes e portarlo a un livello successivo in un'ambientazione che è quella dello spazio. Ora, Troyes, può piacerti o meno, ma è sicuramente un gioiello a livello di progettazione. Tante cose sono state, diciamo, tanti giochi si sono ispirati a questo gioco, quindi bisogna dargli assolutamente credito. Ora, questi autori vogliono portarlo a uno step successivo, migliorarlo, il che è difficile da fare, ma probabilmente loro sanno cosa stanno facendo. Di quello che si sa è che condivide le meccaniche di Dice Draft, dove tu hai un pool di dadi che tiri, ogni dado, ogni colore del dado si riferisce a un tipo particolare di azione,
e con questi dadi tu prendi e fai le azioni. Suppongo ci sia, ecco, esplorazione spaziale, produzione di risorse, non lo so, non ne ho idea, ma ci sono due elementi fondamentali per me perché questo gioco è così alto sulla mia classifica: uno, gli autori; due, lo spazio. E ora passiamo a The Rise of Queensdale. Ora, questo è un gioco fatto dagli autori Marcus e Inka Brand, gli autori di Rajas of the Ganges o di, come si chiama, Village, quindi oltre a svariati altri titoli, ma questi diciamo che sono i più famosi. Loro hanno un gran bel pedigree e adesso ci porteranno questo gioco di cui si sa davvero pochissimo e si ha solo questa immagine, ma da quello che si sa è un city building, quindi noi dovremo costruire questa città o espandere questa città in un'ambientazione, direi, medievale, non credo fantasy, piuttosto medievale. E so che ci saranno dei dadi, poi non so se sarà draft di dadi, se sarà un piazzamento lavoratori con i dadi, e tutto questo contornato dalla componente legacy, che, come ti raccontavo prima, il legacy si tratta di aggiungere componenti, scoprirne altri, strappare, scrivere sulle carte, ad attaccare adesivi, insomma cambiare il gioco e arrivare a fine campagna con un gioco completamente diverso da quello degli altri. E una meccanica, quella del legacy, che vuole raccontare una storia continua. Quindi sono davvero davvero interessato, sia perché questi autori mi piacciono tantissimo, sia perché mi piace l'ambientazione, sia perché mi piace il genere city building, il fatto di costruire, il fatto di far evolvere una città, far evolvere un villaggio. Non so effettivamente cosa aspettarmi, soprattutto poi so che ci sono dei dadi di mezzo e saranno utilizzati in una maniera diciamo molto più tedescona, mettiamola così, ma non perché loro sono tedeschi, perché sicuramente non sarà il semplice tiro di dado per vedere cosa succede come nella maggior parte dei giochi, magari, ecco, American. In questo caso sarà un utilizzo dei dadi molto molto, ecco, deterministico, per utilizzare un tema che utilizzo spesso nei miei pareri. E ora abbiamo Architects of the West Kingdom. Questo è il nuovo gioco di Shane Phillips. Shane Phillips è quello che ci ha portato Shipwrights of the North Sea, Riders of the North Sea e Explorers of the North Sea, la saga sui vichinghi, oltre anche ad altri giochi forse un po' meno conosciuti effettivamente. Qui ci siamo spostati nel Medioevo e ci troviamo a dover costruire questa città e la sua cattedrale. Questo, ecco, il tabellone, qui c'è la cattedrale. Il gioco da subito appare familiare, se ovviamente hai giocato ai suoi titoli, quelli della saga sui vichinghi, perché, come puoi vedere, gli spazi di azione sono molto simili, è un piazzamento lavoratore, l'iconografia è molto semplice, quindi lui punta molto a cercare di rendere un gioco semplice e appetibile per tutti, nonostante tutto cercando di dare sempre quella novità e freschezza ai suoi titoli. E infatti questo ha delle meccaniche molto interessanti. Innanzitutto c'è la possibilità di utilizzare uno spazio azione più volte. Ad esempio, io decido di andare su questo spazio azione, ok, per fare un'azione, oppure, che so, magari, ecco, questo è un po' più semplice come esempio, decido di andare nella foresta per prendere del legno, metto un lavoratore e prendo il legno. Turno successivo metto un secondo lavoratore, quindi ora ce ne sono due, prendo due legno. Turno successivo, tre legno. Quindi c'è questa sorta di accumulo, giustamente, più lavoratori, più legno. Ma gli altri giocatori possono decidere che tu ti stai allargando un pochino troppo e arrestarti. Loro ti arrestano, tu perdi i lavoratori che vanno nel carcere, in sostanza, e loro ovviamente vengono pagati perché hanno reso un favore alla cittadina. Ed è già una cosa molto interessante e geniale, e che crea un'interazione semidiretta molto interessante. In più c'è questo, che è il tracciato del morale,
No, più che del morale è il tracciato del valore, credo se non mi ricordo male. Sì, perché tu in questo gioco puoi fare delle azioni più o meno valorose, ok? Se tu fai delle azioni buone, ok? Quindi acquisti livelli su questo tracciato e puoi avere vantaggi e svantaggi, come per esempio i punti vittoria a fine partita. Mentre invece se tu non sei tanto valoroso e magari acquisti al mercato nero, perdi punti a fine partita, ma acquisti determinati vantaggi. Quindi c'è quest'altra meccanica molto interessante e non vedo l'ora di poterne sapere di più, anche perché andrà su Kickstarter a breve. Come puoi vedere, la grafica è quella di D'Amico, che conosci anche per la saga dei Vichinghi e tantissimi altri giochi perché sta lavorando tantissimo questo ragazzo. Le immagini sono molto 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 belle e molto carine. Quindi davvero davvero un gioco interessante, pur restando molto semplice, come sono effettivamente tutti i suoi giochi, semplici ma con una bella profondità. E ora abbiamo Robin Hood and the Merry Men. Questo è un gioco che ci portano gli stessi autori di Cavern Tavern e Rise to Nobility. Questo gioco, innanzitutto, puoi già vedere che le immagini sono di D'Amico, quindi saranno delle immagini molto interessanti. Questo gioco mi ha attirato molto per il tema, che è effettivamente quello di Robin Hood, che conosciamo un po' tutti, sia per i cartoni che per i film, o magari per aver letto libri e storie. Questo gioco è effettivamente un piazzamento lavoratori semi-cooperativo, ok? Ambientato nella foresta di Sherwood. Qui ci sono, puoi già vedere alcune delle carte e le immagini di D'Amico. Ora, noi in sostanza dobbiamo difendere, ok? Diciamo questa roccaforte da King John, dal re John e dallo sceriffo di Nottingham, che ci manderanno soldati ad attaccarci, nel mentre dobbiamo armarci, produrre risorse e può succedere effettivamente che noi veniamo catturati e arrestati. E siccome abbiamo bisogno effettivamente dei nostri compagni, nonostante il gioco sia competitivo, in qualche modo li dobbiamo liberare. Quindi c'è questa sorta di semi-cooperazione molto interessante, pur restando un gioco molto competitivo da quello che dicono gli autori. Andrà su Kickstarter a breve anche questo gioco. Non vedo l'ora di scoprirne di più, di vedere più immagini, di scoprire più meccaniche, perché per adesso non si sa granché se non quello che ti ho detto. Io vedo questi meeple, diciamo così, spero che non siano così giganti rispetto al gioco perché non lo so. Però comunque, a parte questo, il gioco risulta molto interessante, molto bello a livello grafico. Loro sono degli autori che hanno fatto dei giochi molto interessanti, molto validi, quindi sono davvero davvero curioso di questo gioco. E qui abbiamo Artificial Intelligence. Il nuovo gioco, anzi un altro nuovo gioco del duo Paolo Soledade e Nuño Bizarro Sentiero, sempre edito dalla What's Your Game. Ora, già da quello che puoi vedere, accomunare questa immagine, anche se è puramente, diciamo, un prototipo, anche l'immagine esplicativa, diciamo. L'immagine e il tema, accomunarle alla What's Your Game e a questi due autori, già è una cosa strana e per me già è una cosa che mi attira. Uno, perché è tremendamente anni 80, due, perché si parla di intelligenze artificiali e poi ovviamente mi interessa sia per la casa editrice sia per gli autori. Ma di cosa stiamo parlando? Qui purtroppo si sa pochissimo e si ha solo questa immagine, ma si sa che sarà un gioco molto economico, come sono di solito i giochi che fanno Paolo e Nuño. Sarà un gioco ovviamente incentrato in un futuro prossimo, non troppo lontano, dove le intelligenze artificiali stanno sostituendo effettivamente l'uomo nel lavoro. Lo vediamo già oggi tutti i giorni, effettivamente è questo che sta succedendo, ma qui ovviamente è una cosa esponenzialmente più grande su scala mondiale e parliamo proprio di intelligenze artificiali, non semplicemente di macchine.
Noi, da quello che mi pare di aver capito, facciamo parte, siamo le corporazioni dietro le quinte e dobbiamo cercare di sfruttare e di portare dalla nostra parte le intelligenze artificiali per ovviamente avvantaggiarci e fare soldi, punti, rispetto agli altri. Quindi un gioco economico, un gioco sulle intelligenze artificiali, un gioco sulle corporazioni, quindi probabilmente ci sarà anche magari qualcosa di spionaggio, insomma. Guardandola così mi viene da pensare a giochi a film come iRobot, mi viene da pensare ad Asimov, ovviamente. Davvero un tema interessante, un tema che non si vede spesso e ovviamente è un trittico che vuol dire qualità tra autori e produttore, quindi non vedo l'ora assolutamente di saperne di più perché sono veramente, veramente curioso. E qui saliamo sul podio. Al terzo posto troviamo Cerebria. Questo è un gioco che è stato su Kickstarter recentemente ed è un gioco della Mind Clash Games, quindi quelli che ci hanno portato Anachrony, quelli che ci hanno portato Trikerion, ok? E questa è la loro ultima fatica, che da come puoi vedere è una fatica molto allegra e colorata sotto un certo punto di vista, diciamo da un lato, dall'altro invece è un pochino più triste. Che cos'è questo gioco? Questo è, come i loro giochi effettivamente, un gioco molto ambizioso. È un gioco dove, vedila così, se hai visto il film Inside Out, ok? Più o meno loro hanno voluto ispirarsi a quel film e ricreare più o meno quello che avviene nella mente, nella psiche, nell'animo umano, ok? Noi effettivamente facciamo parte di due squadre, ok? Che sono una praticamente diciamo della tristezza e una invece della felicità, la gioia, e dobbiamo in sostanza scontrarci, ok? Ma vedilo non come uno scontro a mano armata, uno scontro metafisico, metaforico, per dare forma a quella che è, a quello che è l'animo e la psiche, di questa persona, ok? Lo scopo del gioco effettivamente è quello di riuscire a mettere i propri, pezzi del proprio colore al centro e dare forma a questa persona, quindi farla diventare magari una persona più gioiosa, una persona più, emotiva, o magari farla diventare una persona più triste, farla diventare una persona più ansiosa, in base ovviamente alla squadra di cui facciamo parte. Perché parlo di squadra? Perché questo è un gioco che si gioca a squadre, ok? Quindi 2 contro 2. E tu mi dirai, e se siamo in 3? Se siamo in 2? Beh, se siete in 2, ovviamente uno controlla una squadra, uno controlla un'altra. Se si è in 3, c'è la possibilità di introdurre questo giocatore automa, ok? Come se fosse per esempio l'automa di Scythe, che gioca insieme a te, o magari puoi anche giocare in singolo giocatore. E come stretch goal della campagna Kickstarter è uscita fuori anche una terza fazione che è quella dell'equilibrio. L'equilibrio cosa vuole fare? Vuole che qui al centro ci sia l'esatta parità tra le due fazioni. Quindi anche questa è una cosa geniale. Allora, è un gioco molto tematico, un gioco molto interessante, è un gioco guidato dalle carte. Noi abbiamo questo mazzo di carte, non è un deck building, ma è più un action selection, ok? Quindi una selezione delle azioni in base a quelle che hai, ok? Le carte sono effettivamente delle emozioni, queste qui, poi ovviamente ci sono le miniature che sono davvero stupende, queste sono quelle colorate, io ho preso quelle non colorate perché ho risparmiato qualche soldo. E noi avremo queste carte di queste emozioni che ci permettono di fare determinate azioni, ci permettono di controllare le varie zone, ok, di questo tabellone. Queste sono invece le altre emozioni, quelle più tristi. E
ci permette praticamente, eccole qui, ci permettono di controllare le varie zone del tabellone in base alla loro intensità, a quanto sono forti. Alcune poi possono anche evolvere e diventare più forti. È un gioco sul controllo del territorio, effettivamente, perché controllare determinati territori ti dà determinati bonus e ti dà l'opportunità di spendere meno risorse quando fai alcune azioni. È un gioco spettacolare, come puoi vedere a livello di immagini, è un gioco molto ambizioso a livello tematico, è un gioco che, se ti devo dire la verità, ancora riesco bene a inquadrare, perché secondo me è molto più profondo e molto più strategico di un semplicissimo controllo del territorio. Ma dalla lettura del regolamento, dal vedere i video, non si riesce bene a capire, quindi sono davvero curioso di scoprire quali emozioni mi farà provare questo gioco sulle emozioni. Ecco, per esempio, questa è un'emozione base che, una volta che si evolve, può diventare questa, quindi da pessimismo diventa disperazione. Le immagini, come puoi vedere, sono molto molto carine, anche queste qui che sono un po' dal lato più oscuro, il lato oscuro della forza, e sono molto carine e molto divertenti. Davvero un gioco che attendo con ansia per scoprire se davvero è così particolare, profondo e intenso come dicono. Indubbiamente a livello visivo è eccezionale. Al secondo posto abbiamo Dice Settlers. Questo è lo stesso autore di Anachrony. Anachrony è stato praticamente il gioco che era al secondo posto della mia classifica dei giochi più attesi del 2017 e, se ti devo dire la verità, uno dei giochi che ho più apprezzato in assoluto fino ad adesso, per la cura che c'è stata nel gioco, per la tematica, per le meccaniche, per la enorme variabilità. Davvero davvero eccezionale. Non posso fare altro che iniziare a fare la bavetta. Ora, che cos'è questo gioco? Da quello che sappiamo è un city building, quindi dovremo costruire città, villaggi e quant'altro, utilizzando dei dadi. In che modo? Sono dei dadi che vengono pescati da un sacchetto. Ora, hai presente giochi come Orleon o Hyperborea, dove tiri fuori da un sacchetto cubetti o segnalini e con quelli decidi le azioni da fare, ok? In questo caso abbiamo dei dadi, quindi vengono pescati dei dadi da un sacco e vengono lanciati e utilizzati in base a quello che decidiamo di fare e possiamo fare con questi dadi. Quindi è già una cosa molto 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 interessante, perché io adoro lanciare dei dadi e trovare un modo per utilizzarli in una maniera saggia e intelligente, anche se poi magari non è così, sbaglio e perdo, però mi piace molto l'idea di utilizzare una componente molto aleatoria in modo strategico. Sono davvero davvero curioso. Purtroppo di questo gioco non si sa altro, oltre che ovviamente ci sarà un tabellone modulare, quindi sarà molto variabile, che ogni partita avrà un albero delle tecnologie diverso, quindi grandissima variabilità. Visto Anachrony, conosciuto questo autore, non personalmente, nel senso per i suoi lavori, Demico a fare la grafica, dadi, variabilità, city building, non poteva non essere al secondo posto della mia classifica di giochi più attesi del 2018, e sono costantemente lì a aggiornare la pagina di Board Game Geek sperando di trovare ulteriori immagini e ulteriori informazioni, ma dovrebbero uscire a breve, quindi stay tuned. E beh, al primo posto non poteva non esserci Scythe, che è stato un po' il cavallo di battaglia con cui ho iniziato il canale e continua ad essere uno dei giochi più apprezzati da me e dal mio gruppo. Ora, io apprezzo tantissimo Jamie Stegmaier, apprezzo tantissimo la sua casa editrice, apprezzo tantissimo lui come persona, come si è creato, come divulga il suo modo di pensare, il suo modo di essere, il suo modo di fare a livello di lavoro.
mi piace tantissimo come lavora, i prodotti che fa, e Scythe penso che sia il suo capolavoro. E con questa terza ed ultima espansione, Scythe The Rise of Fenris, porta questo gioco altresì eccezionale al suo non plus ultra, cioè meglio di così non poteva fare. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Scythe, che se non lo conosci puoi andare a vedere il video, ti metterò il link o magari in alto oppure in descrizione, però molto più probabilmente in descrizione, puoi andare a vedere il video del mio parere o il video tutorial. Scythe è un gioco sul controllo del territorio, sulla gestione delle risorse, selezione delle azioni, con un tema molto particolare. Siamo nel primo ventennio del secolo scorso, dopo la Grande Guerra, ma la Grande Guerra è stata combattuta con dei mech, con dei grandissimi robottoni, in uno stile un po' questo steampunk direi, ma in realtà viene chiamato dieselpunk, perché non è con il vapore steam, ma invece è con la benzina, il petrolio. Scythe è un gioco che ha ricevuto già due espansioni, una che dava altre due fazioni e un'altra, The Wing Gambit, che aggiungeva altre miniature, cioè le navi volanti e altri modi di terminare la partita, insomma lo rendeva molto più vario. E adesso diventa addirittura un gioco legacy. Ora, purtroppo non si sa ancora un tubo di questo gioco. Quello che sappiamo è che sarà un gioco legacy, quindi componenti che si sbloccano, componenti che vengono buttati, stickers che vengono messi su regolamenti, carte, tabelloni, eccetera eccetera, cose che cambiano definitivamente. E in più avrà la possibilità di aggiungere ben 8 moduli al gioco diversi, quindi situazioni che possono cambiare magari il modo di fare punti, non ne ho idea, non si sa ancora nulla. La cosa più assurda che si sa però è che ci sono più di 100 segnalini in questo gioco che vengono aggiunti. Ora, per chi possiede Scythe, per chi si sta facendo domande sulla componente legacy di questa espansione, questa potrà essere tranquillamente giocata solo con il gioco base, con il gioco base e l'espansione Invaders from Afar, con il gioco base, l'espansione Invaders from Afar e Wind Gambit, o magari solo con Wind Gambit, in qualsiasi combinazione e con qualsiasi numero di giocatori. E se non mi ricordo male, è una campagna che è resettabile, quindi puoi rifarla da capo. Io suppongo allo stesso modo come è stato per Charterstone, dove tu puoi ricomprare un recharge pack e prendere da questa scatola quei componenti che tu hai utilizzato, risostituirli e riutilizzarti, rifare da capo la tua campagna. Non lo so, ancora si sa nulla, però Scythe lo adoro, è un piccolo gioiellino. Le espansioni che hanno tirato fuori lo rendono ancora migliore, ancora più interessante, più vario, visto che effettivamente il mio problema più grande con Scythe era proprio la poca variabilità. Adesso praticamente è arrivato davvero al livello successivo e si merita la cima della mia classifica questo gioco, perché lo adoro, perché sono curiosissimo di quello che ci sarà in questa espansione, stimo Jamie Stegmaier e adoro i giochi che fa la Stonemaier. Ed eccoci arrivati alla fine, alla conclusione della mia personale classifica dei giochi più attesi del 2018. Magari puoi mettermi nei commenti cosa ne pensi dei titoli di cui ho parlato, o magari mettere la tua classifica dei giochi più attesi del 2018, e così ci facciamo una chiacchierata insieme. Comunque, se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, se vuoi sapere qualcosina in più su questi giochi, magari più in là, quando usciranno, non esitare a chiedere, puoi mettere domande nei commenti, o magari puoi contattarmi sulla mia pagina Facebook senza nessun problema. E io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata, e sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.